Ciao a tutti, oggi è il 14 giugno 2023. Siamo qui nella vigna per effettuare un rintocco alla potatura verde. La potatura verde, la ligatura l'ho fatta una quindicina di giorni fa e adesso dobbiamo dare un'occhiata e una spuntatina ai rami all'estremità. Nel senso, questi sono i capifrutto per l'anno prossimo che abbiamo selezionato e legato, vedete? Sono stati legati, stanno crescendo, adesso vanno rifilati nel filo in alto, vedete qua. Spero che si veda perché mi sono fatto un caschetto per poter lavorare con la fotocamera sopra, spero che sia visibile. E poi andiamo a togliere i germogli all'estremità. In pratica andiamo a togliere questi germogli che sono favoriti dalla crotonia e continuerebbero a crescere per poter dare la possibilità a questi qua in mezzo, che sono quelli che utilizzeremo l'anno prossimo, di crescere. Perché dopo con la potatura secca andremo a togliere questo capofrutto qua, questo e questo. Vedete? Questa è l'uva, vedete? Che sta legando. Adesso pian piano si ingrosserà, vedete? Diciamo, il lavoro di oggi è questo, più che altro di dare un colpetto, vedete, questi non sono legati, li leghiamo meglio, vedete qua. Diamo una legata, così, uso una corda sintetica che avevo, vedete, diamo una legata, tagliamo e poi spuntiamo al filo più in alto. Qua abbiamo tre fili, uno, due e tre. Il terzo ci occorre solamente come riferimento per legare le viti. E poi andiamo a spuntare, vedete questi germogli che sono cresciuti molto. Li andiamo a spuntare, stiamo attenti perché ho delle piante, vedete questo qua è un fico che è mezzo gelato. E lo lasciamo qui e andiamo avanti. Andiamo avanti a questa vite qua. Vedete, questi germogli non ci interessano perché vengono dall'altra parte, li possiamo togliere. A noi interessa selezionare quelli che abbiamo legato e spuntarli al filo in alto. Vedete, quello li ho già spuntato e poi teniamo gli altri sempre all'altezza poco sopra il filo, in modo che così pian piano loro vanno a legarsi con i loro viticci. Praticamente si attorcigliano al filo e diventano stabili, vedete? Quando non sono stabili, come in questo caso qua, vedete, l'avevo legato, ok? Andiamo avanti, potiamo, sempre così, teniamo sempre potata la parte laterale, è proprio una questione di arieggiare il tutto e poi, come dicevo prima, di lasciare la dominanza apicale a questi rami, a questi capifrutti che sono quelli che utilizzeremo l'anno prossimo. Se avete dei rami laterali tipo questo, le possiamo togliere che non c'è ancora. Vedete qua c'è un po' più di caos. Vedete, questo viene dall'altro, lo possiamo cimare. Questi li cimiamo sempre qua in alto, così. Questo qua, questo qua. E questi li tagliamo tutti all'altezza del filo, un po' più alti del filo, in modo che diventano stabili. Se poi ce n'è qualcuno che scappa di qua o di là, lo possiamo prendere e muovere. Questi qua sono legati, si muovono bene. Se no, vedete questo, lo mettiamo e lo mettiamo così, vedete, in modo che stia bello fermo. Alla fine il risultato deve essere come vedete qua. Vedete? Quando ne vedete uno così, come questo, lo passiamo, lo giriamo sotto senza romperlo e lo passiamo così, in modo che stia fermo sul filo, vedete? Questi qua sono germogli laterali, non ci servono. E questo deve essere un po' il lavoro finito. Vedete? Qua ci sono già passato prima, ma si fa la svelta a fare questo. Più che altro, una volta che sono stati legati i viticci, i capofrutto, vedete, in questo caso selezionati, si fa la svelta. Io adesso sto usando la forbice, ma delle volte uso direttamente quel forbicione da siepe e passo con quello, do un colpetto di qua, un colpetto di là. Qua si fa bene anche con le forbici che non c'è, però se ce ne dovessero essere tanti, date due forbiciate sopra il filo. L'importante è che stiano fermi, cioè che non scendano giù.
in modo che l'uva stia attaccata al filo, che non cade in terra, perché chiaramente dopo col peso dell'uva tendono a cadere, vedete? Questo qua lo tagliamo qua, questo qua così. È un po' un video ripetitivo, ma volevo farvi vedere un po' la manutenzione da fare nei vari stadi di crescita della vita a doppio guio, vedete? Col cordone speronato non sono pratico perché non l'ho mai allevato, quindi, però io mi trovo bene con questo metodo, e questo metodo era quello che era stato utilizzato quando è stata pensata la vigna, è stata pensata per essere potata così. Poi i fili sono stati messi a quell'altezza lì, l'altezza giusta. Dopo io ho messo di moda delle piante, tipo queste qua che sono grossissime, vedete questo ciliegio qua. L'importante è che state attenti, anche se avete delle piante, che non si arrampichino su tutte le viti, perché le viti chiaramente tendono ad arrampicarsi, quindi le teniamo potate così, 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 facciamo così, vedete? Questo qua, vedete come è sceso giù? Lo alziamo con la mano, passiamo sotto così e così. Se non ci sta, prendiamo una corda come questa, vedete? E leghiamo qua. In questo modo stringiamo appena. Ci vendono anche delle macchinette da legare, ma io non mi trovo mica bene. L'ho presa su AliExpress, ma non mi sono mai trovato bene. Vedete, faccio un'altra, poi non ha senso che vi faccio vedere la cosa perché è molto ripetitiva. L'importante è i concetti base, come dicevo prima, legare questi, selezionare i capofrutti, vedete? Trovate il video sempre sul canale, ne scegliamo il più basso, i due più bassi a destra, i due più bassi a sinistra, preferibilmente sullo sperone che abbiamo lasciato in potatura secca, li andiamo a legare in mezzo, e gli altri li teniamo spuntati, in modo che la dominanza sia su questa, che nidifichino bene, perché sono quelli che ci occorrono l'anno prossimo. Vedete, questo qua è un porta innesto, vedete, in questo qua sono tutti mossi, possiamo fare così, li mettiamo qui, questi qua hanno l'uva, quindi non ci occorrono, però visto che non stanno sul filo ci diamo una cordina così, vedete, giro sempre con un pezzo di corda, li spuntiamo qua e qua, così, puntiamo la cima, qui e qui. Così, e questi non c'ho, questi li spuntiamo per dare dominanza agli altri, vedete? Qua c'è una mela con delle mele, stiamo attenti a non rovinarle. Qua c'è una pesca. Questa è l'ultima, vi faccio vedere questa e poi basta. Tiriamo su questo, lo mettiamo qua. Gli diamo una cordina per tenerlo, diciamo, un po' fermo, così. Poi due sforbiciate qua, all'altezza del filo in alto tagliamo qua e qua, così, e qui spuntiamo qua e qua, così. Questo vediamo che sia bello attaccato, guardiamo sempre che non penzolano di là, e poi quando fate il filare, quando ripassate date un'occhiata, perché dalla parte dove lavorate vedete poco, nella parte opposta. Vedete, qua è caduto, tipo questo qua non l'avevo visto prima, però lo rifilo e lo metto sotto, così. Alla fine, se vedete dei ricacci bassi come questo che non ci servono, li togliamo. Questo qua non ci serve. E questo, diciamo, è un po' il filare come dovrebbe essere. Le viti belle vicine, in modo che giri aria. Se vedete di cose così, le potete tagliare anche così. Tanto l'uva qui non cade, perché qua il ramo è corto a forza. L'importante è che non ci siano dei rami lunghi dei metri. Questi qua li mettete dentro, così. In modo che sia bella compatta, vicina e pulita, e non ci sia una vegetazione enorme, perché anche se dovete dare il verderame, perché queste qua non sono varietà non resistenti, così lo date meglio. Vedete, adesso le foglie sono abbastanza belle, di grosse malattie io non ne vedo, di grossi funghi, però domani devo farci una passata, perché sennò dopo con questo tempo qua nuvoloso si rischia di perdere buona parte del raccolto. E niente,
Nient'altro, vi volevo solo far vedere questa piccola lavorazione periodica da fare e se avete qualcosa da chiedere, scrivete pure nei commenti o iscrivetevi al gruppo di Telegram e nient'altro. Vi ringrazio e vi saluto e alla prossima. Ciao, 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 ciao a tutti.